io l'ordine di sparare o non lo darò, né ora né mai. Attate, colonnello, io ho carta bianca. E ci si pulisca il culo, va? A differenza di quello che potremmo pensare, Totò non è sempre stato acclamato dalla critica. Anzi... Antonio De Curtis, in arte Totò, nasce a Napoli il 15 febbraio 1898. La sua formazione è prettamente teatrale e il suo debutto cinematografico arriva con Animali pazzi e Fermo con le mani. Dunque, noi vogliamo sapere per andare. Dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? Andare. Sa, è una semplice informazione. In questi anni, Totò venne definito il principe della risata, perché era in grado di improvvisare battute e riusciva a far ridere le persone. Non ebbe però un gran rapporto con i cineasti per via della sua formazione teatrale e dei ritmi diversi a cui era abituato. Perché riuniva in sé in maniera assolutamente armoniosa, indistinguibile, due momenti tipici dei personaggi delle favole, cioè l'assurdità, il clownesco e l'immensamente umano. Umano proprio come nelle favole della nonna. L'apice del suo successo viene raggiunto durante gli ultimi due anni della sua vita, grazie alla stretta collaborazione con Pasolini. Assieme fecero il famoso film Uccellacci e Uccellini, che venne ricoperto da numerosi premi, quali il Nastro d'Argento, il Globo d'Oro ed infine il riconoscimento speciale dalla giuria di Cannes. La critica dell'epoca lo ha però molto spesso stroncato. La sua filmografia veniva descritta come una serie di film dimenticabili. Tuttavia, il commento che meglio riassume il pensiero della critica riguardo il principe è senza dubbio l'articolo del 51 scritto dal Tempo, che descrive De Curtis come un attore a cui non interessa lasciare altro che un'immagine effimera di sé, e come colui a cui, nonostante le comprovate capacità, non importa realizzare una pellicola che lascia un'impronta indelebile nella storia del cinema italiano. Totò è morto questa notte a Roma. Il decesso è avvenuto per infarto cardiaco alle 3:25. E vani sono stati i tentativi dei medici di tenerlo in vita. Il vero nome dell'attore quasi settantenne era Antonio De Curtis, principe di Bisanzio. Così muore Totò, tanto acclamato dal pubblico e tanto stroncato dalla critica. Io mi ricordo un episodio, una sera noi tornammo a casa, trovammo la cuoca in lacrime davanti al televisore, c'era la scena di un funerale, la cuoca disse: "Ah, mi stavo tanto divertendo, chissà come sarà bello quando muore lei." E lui, facendo i debiti scongiuri naturalmente, disse: "Eh sì, Fausta si chiamava la cuoca, sarà bella assai, perché ci saranno parole, paroloni, elogi, mi scopriranno un grande attore, perché questo è un bellissimo paese in cui però per venire riconosciuti qualcosa bisogna morire." Totò è stato però rivalutato dalla critica odierna, diventando una figura simbolo del panorama italiano. Anche a più di 50 anni dalla sua morte si parla ancora di lui come dell'eterno famoso. Oh Totò, con quella faccia da rondone, da angelo pazzo, da bambino centenario, infietava. Anche Totò bastava si spostasse, ci aveva dietro tutti i morti di fame di Napoli. Io penso a sta cosa, insomma, rispetto alla critica, rispetto a Totò, con la critica, che non sarà vero sta cosa che ogni attore dopo morto viene rivalutato e viene ricordato. Certamente no. Però è vero che ogni critica dopo morto viene dimenticata. Quindi, insomma... A ricordarlo però non è solo la critica, ma il popolo intero, da maratone alla TV a citazioni e meme sui social, usate per commentare in modo satirico i nostri giorni. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Adesso ci mandiamo un mazzettino di fiori, un telegramma d'auguri, qualche bombò. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Il lanciafiamme? Polvere da sparo? Dinamite?
Alfredo Bini presenta l'assurdo Totò, l'umano Totò, il matto Totò, il dolce Totò. Nella storia uccellacci ed uccellini. Che ci vuoi fare?